Ciao, sono Andrea, un alpinista, escursionista e fotografo di avventura, appassionato di tutto ciò che è outdoor, montagna e avventura. Da qui nasce Adventure Photography. Venite con me che ci divertiamo. Buongiorno a tutti, eccoci qua un'altra volta, bentornati sul canale. Oggi mi sono svegliato con comodo, se poi le 6 del mattino si possono chiamare con comodo, e ho dormito qui al Passo Giau perché è un bellissimo posto e perché questa mattina volevo fare, anzi rifare, la ferrata Ragusela e poi concatenarla con la ferrata. Sono due ferrate molto semplici, la prima è veramente banale, consigliabile a chi comunque ha le prime armi. Ho ancora le gambe affaticate dalla ripella dell'altro giorno, quindi oggi cercherò di fare qualcosa di più tranquillo. Ops, forse meglio passiamo di qua. Buongiorno, buongiorno signora. Lo sa che lei è proprio una vacca? Avvicinamento fino adesso molto piacevole. Questa qui è la tofana di Roses, ero lì sopra l'altro ieri, anche se la preferisco con qualche nuvoletta per cappello, più scenica la cosa. E qui si comincia a salire, andiamo! È un caldo assurdo. Ragazzi, sono le 8 del mattino e già si muore. Guardate che spettacolo meraviglioso. E ora bisogna risalire questa piccola forcella, dopodiché c'è un attimo d'ombra per infilarmi il casco, mettere via i bastoncini e partire. Ho fatto questo sentiero in velocità anche perché volevo togliermi dal sole. Ok, ormai manca veramente poco. Via bastoncini, su il casco e partiamo. Intanto, come già detto, davanti a noi tofana di Roses, sotto di lei le 5 torri, rifugio scoiattoli. Sicuramente è una ferrata che si potrebbe, qualcuno fa anche senza il kit da ferrata, per quanto è semplice, però visto che io ce l'ho, forse conviene usarlo. Andiamo. È una ferrata che io mi ricordi molto breve, oltre che molto facile. Si arriva in cima, si dice. Tutto qui? Già finita? Però thank you.
cosa bella delle ferrate rispetto a quando si scala su vie lunghe è che se si trova una coda e si è dietro, ti fanno passare e in un attimo sei sopra. Se invece trovi qualcuno più veloce di te sotto, lo fai passare su tu in un secondo. Il problema è quando si scala, non è così facile perché ci sono le cordate, bisogna fare le manovre, quindi se trovi qualcuno avanti a te devi aspettare e ti rallenta parecchio. Se trovi qualcuno dietro più veloce invece ti trovi a essere rallentato e di parecchio, e diventa snervante. Infatti quando vado a fare una via lunga, una via alpinistica, se vedo che sopra di me c'è gente, cambio via se è possibile. Come è successo quando abbiamo fatto le Gaudi Amus in Dolomiti, su al passo Falzarego sul col dei Boss. A un certo punto, al terzo tiro mi sembra, c'è una sosta composta da uno spit con un anello. Ci siamo trovati che ad un certo punto eravamo 7 persone su quell'unica sosta con uno spit. E io ho detto, sai che c'è, ho fatto una corda doppia, me sono andato fuori dai coglioni. Ok. Ecco, praticamente la ferrata è pressoché finita. Questa è l'uscita, poi c'è un altro troncone più avanti, cortissimo, e si arriva al rifugio, che è quello lì. Il rifugio Nuvolau. Ora c'è da affrontare questa specie di pianoro qui, e quando l'abbiamo fatta con Erika era praticamente, c'era neve e niente, eccoci qua, finita la ferrata. Cerchiamo di non calpestare i fiori che sono bellissimi. Bisogna un po' arrabattarsi per trovare i segni perché non è facile. È tutto uguale. Ed eccomi arrivato al cavo. Comunque, ferrata banale tecnicamente, ma le gambe ne risentono. Vabbè, qui è un corrimano, non tanto una ferrata. Qui invece mi attacco perché il volo sarebbe lungo, e non sarebbe problematico il volo, ma sarebbe problematico l'atterraggio. Scala, scaletta.
Qua. Ecco. Ecco qua, ferrata, se si può chiamare ferrata, finita, 30 secondi e siamo in vetta. Eccoci qua. Rifugio Nuvolago. Veramente banale, come dicevo, adesso andiamo al rifugio e poi scendiamo per fare la seconda vetta a Verau. Ora saliamo lassù. Abbiamo lasciato niente. Ok, al rifugio non ho preso niente e la toppa del rifugio già ce l'avevo per il corsaro. Adesso scendo, vado al rifugio a Verau. Metto un altro timbro per me e anche per l'Erica, perché non è potuta venire, ma il suo passaporto è venuto con me delle Dolomiti, e poi ci avviamo per andare a attaccare la seconda ferrata per arrivare in cima alla seconda vetta della giornata. Si scende giù veloci, per fortuna che un po' di nuvole per ora hanno coperto il sole e ora è più fresco. Quasi un giretto ce lo farei volentieri. Rifugio Nuvolau raggiunto. Ora metto il timbro e poi salgo lassù. Ecco, ora ha messo il cappello, è decisamente più bello. Uno strudel bollente, prima bello caldo, prima di continuare. Riparto verso la ferrata a Verau. Già attacco un pochino più appagante dell'altra ferrata. Quante tappe fate? Quante tappe fate? La facciamo in praticamente all'undicesimo giorno siamo a Belluno. Sì, dormiamo 10 notti. Perché volevamo farla un po' più lunga, però non c'era posto, quindi abbiamo dovuto accorpare due tre tappe. Allora, sì, ce la siamo presa anche abbastanza comoda.
conosciuto questi due ragazzi che stanno facendo l'alta via numero uno. Grandi che sono. Bella storia. E abbiamo chiacchierato un po'. Adesso quasi quasi mi chiedo se hanno i profili Facebook, così magari resto aggiornato sulla loro alta via. Intanto qui siamo arrivati alla croce di vetta. Bene, così ci siamo scambiati i profili Instagram con i ragazzi, così vedo dove sono ogni giorno e mi fa piacere. Comunque sono alla fine da venerdì che sono qui e sono stati l'unico contatto umano praticamente che ho avuto, le uniche parole che ho scambiato con qualcuno. E eccoci qua. Ora scendo. È ancora presto, sono le 11 del giorno, quindi alla fine l'11 della mattina, quindi vedremo un po'. Non so se mi fermerò a mangiare qualcosa al rifugio Averau oppure tiro giù dritto fino alla macchina, però poi che faccio, mi annoio tutto il giorno, quindi vabbè, adesso scendo e poi ci aggiorniamo. Missione compiuta, e con questo panorama spettacolare alle mie spalle vi saluto. Anche questa avventura è finita e se vi è piaciuto il video mettete il like, condividetelo e iscrivetevi al canale attivando la campanellina, così rimarrete aggiornati su tutti i video che pubblichiamo. Grazie di essere stati con me ancora una volta e ci vediamo in trail. Ciao.